ferita. Forse lui stesso deve dire qualcosa. Ecco, è lì che Vabbè, volevo poi arrivare. Laura. Anche ad Euristeo che è stato l'aiuto regista. Buonasera a Buonasera. tutti, io sono Euristeo, l'aiuto regista. Ovviamente l'aiuto regista che cosa ha fatto? In questo momento praticamente la mia parte sarebbe quella di aiutare il regista nel ringraziare tutti quelli che hanno collaborato affinché si realizzasse l'opera Malena 2021. A proposito, io ho già anche un calendario Malena di gennaio 2021, quindi vuol dire che questa Malena sta funzionando e spero che porti anche bene. Tra l'altro, grazie. Praticamente il 25% di quello che volevo dire l'ha detto Renato, l'altro 25% l'ha detto il maestro Perri, l'altro 25% l'ha detto il dottorato Giacomo Raffa. E il restante è stato detto da Emanuele, da Martina e anche dalla signora Rita. A me che mi rimane da dire che è un bel film, andatelo a Non vedere. ti devi sentire un Aspetta, cazzo, come? praticamente. Ho sentito. No, mi è scappata. Allora, praticamente sì, volevo dire questo. Io, cioè, voi vedete Renato, lo vedete lì. Tranquillo, bello, bravo, che è un bravo ragazzo, è stato detto stasera, forse no, lo dico io, è un bravo ragazzo. È Ecco, meraviglioso, Renato. brava Rita, esatto, sono d'accordo con te. Io non pensavo che magari si fosse trovato, conoscendo Renato, si arrivasse a tanto. Voi dovete sapere che tutto è nato da un cellulare. Poco fa, infatti, Renato parlò di questo cellulare. C'è il film, questo che stasera è qui, è nato in un tavolino di un bar. Non dovevamo andare a questo, praticamente era tutt'altro. Dovevamo provare sul cellulare per capire che tipo di luce, come funziona, le caratteristiche, la risoluzione, l'alta definizione. Ma noi siamo andati, io forse Renato non lo conoscevo bene. Tu stai con Renato, che è un amante del cinema. Questo qui è andato oltre, scenografie, mi ha fatto leggere cose, mi ha fatto vedere fotografie. C'era questa costumi, Romi, Romina, questa è brava, Emanuele. Miseria, qua stiamo facendo un'opera che. Vabbè, io sono stato coinvolto perché a me piace il cinema, piace molto. Voglio ricordare che proprio ieri abbiamo festeggiato i 125 anni del cinema. Guarda caso, il cinema è nato con un cortometraggio, con dei cortometraggi. E noi stasera finiamo il 2020 e iniziamo il 2021 con un cortometraggio che è Malena 2021. Praticamente, che è successo? Renato. Io ovviamente non lo conoscevo dal punto di vista professionale, nel senso di lavorarci insieme. È stata la mia prima esperienza su questo campo. Per l'amicizia, bene o male, ho capito che persona con cui avevo a che fare e mi piaceva molto, mi piace molto e per cui tengo questi rapporti, l'ho coinvolto nella mia vita, lui mi ha coinvolto nella sua, proprio stiamo bene, stiamo bene. Fatto sta che appena iniziate le riprese, a un certo punto Renato Pagliuso non era più Renato Pagliuso. Questo qui si è trasformato. Vedete, un regista con la telecamera, motore, e cominciavo a dire tu qua, tu là, aiuto. E io mi giravo attorno per guardare dove era finito. E questo qua che riprendeva, motore, silenzio, e io mi giravo attorno, ma scusate, ma avete visto Renato Pagliuso? Renato Pagliuso, praticamente, è sempre lo stesso regista, si era trasformato, un uomo proprio diverso, cioè quando è al lavoro è tutta un'altra cosa. Io ho detto, ma è sicuro che è nato, non è che mi ha detto che aveva un fratello gemello, non lo riconoscevo più. Ecco, quando Renato fa il regista, cioè il film. Noi abbiamo la scenografia, ma il film lui ce l'aveva già in testa. E quello doveva realizzare. Renato Pagliuso, quando fa il regista, è tutta un'altra persona, si trasforma.
Non l'avevo riconosciuto nemmeno io per un attimo, forse ho sbagliato set, non lo so. Invece era proprio lui, proprio Renato. Ecco, Renato Verde stasera è un'altra cosa quando lo si vede lavorare in un set. Per cui io dico questo, abbiamo fatto secondo me una bella cosa con Renato. Prima ho ascoltato con molto interesse Graziano Maraffa, ho ascoltato anche il maestro Perri e voglio sintetizzare la musica, il cinema con una frase di Ennio Morricone, e cioè la musica è la sola arte che è applicata al cinema nei salti e dettagli. È così che è iniziato il cinema, immagini con musica e da emozioni. Ecco, il cinema deve dare emozioni e noi spero che siamo riusciti a farlo. Ora sono tante le cose che vorrei dire, però mi voglio soffermarmi su una cosa veramente importante. Per me è importante, lo è anche per Renato e per tutti gli altri, che noi abbiamo iniziato questo lavoro dopo il lockdown, quindi tutti eravamo provati da questa cosa che ancora non è finita, però era a giugno, faceva caldo, luglio, e devo dire la verità, la gente, e sto parlando di Rossano Centro, ha risposto in modo che io personalmente non me l'aspettavo. Dovete sapere che questo film l'abbiamo fatto a costo zero, cioè praticamente ognuno ha dato qualcosa, ognuno dei presenti qua, dei presenti, ha dato qualcosa, e anche chi ha voluto contribuire lo ha fatto gratuitamente, per cui mi sento il dovere di ringraziare, e ce l'ho qui a portata di mano, Elisabetta Salatino e il suo compagno Ciccio Ratti. Voglio ringraziare la location manager Elisabetta, che è la location manager, Elisabetta Salatino, sì, l'ho detto. Poi voglio ringraziare Luigi Provino della caffetteria Bar Centrale in Piazza Steria Rossano. Voglio ringraziare Saverio Romano e Teresa Lucennò della bottega Città del Codex. Ovviamente ringrazio anche Domenico Orlando e Giuseppe Colluscio per la splendida macchina anni 40 circa che abbiamo utilizzato per le scene, diciamo, del nostro cortometraggio. E con questo io voglio concludere salutando i protagonisti, la bravissima Romina, che saluto affettuosamente, la piccola e grande Martina, e ovviamente lo straordinario Emanuele, anche se adesso è dovuto andare via, comunque bravo, bravo, bravo veramente. E niente, io adesso concludo salutandovi e ringraziandovi. Per chi ci ha seguito fino a qui, so che anche molti colleghi della mia scuola saluto, amici, un po' da tutta Italia, che io ho diffuso questa serata, per cui praticamente molti milioni di spettatori che devono seguire Sky, Canale 5 e Rai 1 sono tutti qua a seguire la nostra puntata, per cui vi ringrazio assolutamente l'amico, anche tutto lo stadio. Finisco di ringraziare tante due persone, il regista e Renato Pagliuso. Buonasera. Bene. Va bene, dai. È un'istoria sempre fondata di pura allegria. Allora, prima di passare la parola a Laura, vorrei far parlare un po' anche Romina. Prego, maestro. Grazie Laura, grazie. Euristeo deve dire qualcosa. Sì, praticamente voglio ricordare che la locandina Malena 2021, ecco, la fotografia è stata realizzata dal buon e bravo amico e docente Antonio Mazzieri, che salutiamo affettuosamente, ecco, solo questo. Ah, ovviamente ringrazio anche Teresa,
per come ha condotto questo servizio, questa serata. Tutto qui. Grazie. Allora, già che tu hai citato la fotografia, devo dire che la grazie. Ringrazio Euristeo che è una persona che riesce a, come dire, io ho, come dire, le idee e lui mi dice dove trovare le fonti. E mi auguro che troverà anche i fondi, non le fonti. Così riusciamo a fare cose più belle, no? È tutto vero quello che ha detto. In un bar è uscito fuori che dovevamo provare, questa è una cosa che ha detto pure mio figlio: papà, ma tu non dovevi provare se il telefono andava bene, tu stai facendo un film. Io volevo provare, ma io volevo far leggere un commento qui, sì. Lo leggerete tutti, che ha pubblicato Antonio Mazzieri. Antonio Mazzieri. Avete centrato tutti sugli obiettivi che necessitano per valorizzare il nostro territorio. Dico, ma che ci vuole a spingere questi lavori verso un interesse nazionale, anche se non si chiama Muccino? Bravo, Antonio. L'autore della fotografia, Antonio. Complimenti, Antonio. Benissimo. Graziano, se vuole chiudere, vuole dire qualcosa. Momento, l'organizzazione. Vabbè, vi potete raccontare qualcosa con Euristeo, no? Per l'esperienza di Euristeo. Però le cose belle avvengono sempre quando si lavora. Ed Euristeo. No, vabbè, è da dire che il maestro Renato Pagliuso ha...